per invitarvi davvero a metterci della passione per i lavori. Siamo, cioè, voi siete un'azienda, una ditta molto seria, le credenziali sono ottime, ma in questo lavoro voglio che davvero ci mettiate la passione che tanti tifosi bitontini mettono per questa maglia, per questa squadra, e noi per questo motivo vi regaliamo la società, l'amministrazione vi fa dono di questa della maglia del Bitonto Calcio, perché appunto quella passione che i tifosi mettono per questa maglia voi possiate mettere per il rifacimento di questa struttura. Vogliamo che ce la consegnate per quello che la città merita. Oggi terminiamo l'iter già avviato qualche mese fa riguardante l'appalto dei lavori di ristrutturazione di questa struttura sportiva. Terminiamo l'iter che con la consegna di questo luogo dei lavori. Avevamo bisogno di mettere un punto fermo in ordine alla agibilità di tutte le strutture presenti del territorio. Sul territorio. Avevamo dei finanziamenti ottenuti grazie anche alla vecchia amministrazione. Adesso occorreva dare esecuzione a questi finanziamenti con la parte più difficile. Non è semplice, è semplice reperire fondi, molto più complicato gestire una gara d'appalto, affidare i lavori, seguire un iter procedimentale, non semplice, con gli uffici, con le strutture burocratiche che devono ovviamente osservare tutte le varie regole, le varie norme che sono previste in questi casi. Ai tifosi davvero chiedo di avere ancora un po' di pazienza, ecco, per in modo tale poi da poter consegnare una struttura agibile, idonea a tutti gli effetti che la città davvero merita e questa squadra davvero merita. Gli eventuali tempi di consegna del I tempi previsti dal contratto sono di 10 mesi, ovviamente, come ha detto il sindaco, la struttura si impegna da subito a seguire tutto l'iter dei lavori, come sta avvenendo tra l'altro per tutti i cantieri. Questa amministrazione ci tiene molto allo stadio Via Megra, appena ci siamo insediati abbiamo dato piena esecutività con l'indizione della gara d'appalto. Oggi si completa una prima parte dell'iter, l'iter si completerà quando i lavori saranno terminati. L'inizio dei lavori sono già imminenti? Oggi c'è la consegna, come ha detto il sindaco, dell'area, quindi i lavori partiranno da subito. Noi ho già riferito a tutti che ovviamente vorremmo che ci sia, diciamo, come ha detto giustamente il sindaco, la stessa passione che ci mettiamo noi addetti ai lavori e i calciatori la mettessero anche le imprese che dovranno venire qui sul campo. Quindi spero che si inizi quanto prima e che si vada il più veloce possibile. Noi ovviamente nel limite delle nostre potenzialità. Molto bello è stato il gesto di consegna della maglia da parte della società all'impresa appaltatrice. È un gesto che serve per, ovviamente, lo sport serve per avvicinare, per fare anche socialità, tutto, quindi la ditta vincitrice è campana, quindi noi spesso ci giochiamo, ci confrontiamo con realtà extra pugliesi, quindi ci fa piacere questo dono e che sia da promemoria che il Bitonto ha bisogno dello stadio, i tifosi e la città hanno bisogno di tornare a vivere la domenica con la squadra.